Eccoci qui ragazzi, come promesso prima vi faccio la registrazione di quello che abbiamo visto. Allora riprendo da capo, ho scelto un poligono, un triangolo in questo caso, un punto esterno che si chiama centro dell'omotettia e un valore numerico che qui ho scelto di rappresentarlo con uno slider, cioè un pulsante che mi permette di variare il valore di questo numero. E adesso vado a cercare qua omotettia e quindi clicco sul poligono, indico quale centro voglio, mi chiede il valore del rapporto e io scrivo semplicemente K, che è la lettera che ho usato qua per indicare lo slider. Ecco che ottengo un poligono trasformato. Come abbiamo fatto prima insieme, gli cambio il colore in modo che possiamo distinguerli bene. Allora, questo lo facciamo un bel blu. Ok, un pochettino più opaco e così va bene. Ok, allora cosa succede? Questo numero qui indica il rapporto, dell'omotetia, cioè un ingrandimento se è più di 1, come qua. Spostiamo un attimo questo, perché sennò mi va fuori dalla pagina. Ok, quindi un ingrandimento, oppure può essere anche un rimpicciolimento se vado sotto di 1. Se invece vado proprio giusto su 1, i due coincidono perché sono uguali. Ecco qua, questo è con un valore di k uguale 1,7. Allora, l'oggetto ingrandito mantiene alcune caratteristiche comuni, ad esempio le misure degli angoli, quelle restano invariate. Se io modifico l'oggetto di partenza, il triangolo di partenza, variano tutte le sue misure, ma variano anche in corrispondenza quelle del poligono trasformato omotetico. E quindi gli angoli restano identici. I lati evidentemente no, perché le misure dei lati del poligono di arrivo dipendono dal valore di k. Quindi non sono per niente identiche, anzi cambiano, però mantengono tutti lo stesso rapporto, che è proprio questo numero qua. Quindi, per esempio, questo lato qui ha come corrispondente questo, che è 1,7 volte questo, ma anche questo qui ha come corrispondente questo, la cui misura è 1,7 volte questa, e lo stesso per il terzo lato. La forma rimane uguale, quindi ripetendo, anzi magari lo scrivo come testo, l'omotetia mantiene uguali gli angoli, la forma e il rapporto tra i lati. Spostiamolo un attimo, lo scrivo qua. Quindi è una trasformazione geometrica che sposta, modifica qualcosa della figura mantenendo però alcune caratteristiche. Quelle che rimangono uguali sono le misure degli angoli, la forma del poligono e il rapporto tra i lati. Rapporto proprio nel senso che abbiamo usato in aritmetica. Quindi, per esempio, se io faccio la misura di questo lato qui, magari gli do anche un nome ai vertici. Facciamo così. No. Allora, mettiamo il nome, eccolo qua, lo chiama B', questo nome, C', questo lo stesso, mettiamo il nome B e questo anche e C. Vedete che usa anche le stesse lettere, solo che qui le mette apostrofate. E se faccio anche qua verrà fuori, penso A. No. Allora, indichiamo questo nome.
Eccolo là, vedete? È lo stesso per questo. Naturalmente non è un obbligo, però lo consiglio anche voi quando fate i problemi. Usate le lettere corrispondenti A, A', B, B', C, C', perché così è più facile capirsi. Allora, stavo dicendo rapporto tra i lati. Cosa si intende per rapporto tra i lati? Per esempio, BC fratto B' C'. Lo scrivo. BC fratto B' C'. È uguale a AB fratto A'. B'. È anche uguale a ad AC fratto A' C'. Ed è uguale a K. Quindi, del triangolo variano le misure dei lati e ovviamente anche la misura del perimetro, la misura dell'area. Però non varia il rapporto tra i lati. Se io vario k, qui k vale 1,7, però lo diminuisco, per esempio così, è esattamente 1,5. Allora ogni lato del triangolo ingrandito corrisponde a una volta e mezza 1,5, che si può scrivere, come abbiamo detto, scriviamo anche questo. 1,5 è come dire 3 mezzi, però si può anche scrivere 150%. E se il valore di K è superiore ad 1 è un ingrandimento, se è uguale a 1 è un'identità, se invece è minore di 1 è un rimpicciolimento. E questo vale per l'omotetia. L'omotetia però mantiene anche una certa posizione obbligata del poligono, perché se io il triangolo ce l'ho qui, il triangolo di arrivo sarà in qualche maniera proiettato verso questa parte. Prima abbiamo fatto così, no? Abbiamo costruito delle rette, se la faccio passare per D e per A mi passa anche per A'. Se la faccio passare per D, scusate, devo rifarla, per D e per C mi passa anche per C' e così via. Le nascondo se no ci fanno confusione. Questa non vuole nascondersi e allora faccio una bella cosa, la cancello. Eccola là, così impara. Bene, se però noi all'omotetia aggiungiamo una qualsiasi altra trasformazione, prima insieme a voi avevo fatto una traslazione, adesso provo a fare una rotazione invece. Se io questo triangolo qua lo ruoto, mi chiede però un centro di rotazione, quindi facciamo che lo ruoto rispetto a questo punto qua. Adesso mi chiede l'angolo, mi propone 45, gli dico ok. Vedete che me lo ha ruotato? Adesso, se io mi chiedo tra questo triangolo di partenza e questo qui c'è un'omotetia? No, non è un'omotetia. L'omotetia c'è tra questo e questo, cioè tra ABC e A'B'C'. Però tra ABC e A2, B2, C2 esiste comunque una similitudine, che in pratica è un'omotetia che però non tiene conto della posizione del triangolo, della figura. Ok? Anche qua il rapporto si mantiene quello, perché se io cambio questo valore qui, cambiano le dimensioni di tutti, sia di questo triangolo di A1, B1, C1, ma anche di questo. Quindi il rapporto di similitudine ha le stesse caratteristiche del rapporto di omotetia. Ecco qui, adesso proviamo a mettere in pratica quello che abbiamo visto con dei problemi. Cominciamo con questo. Allora, in un triangolo rettangolo ABC hai cateti che misurano 6 cm e 8 cm. Un altro triangolo A1B1C1 simile al primo ha le misure che sono 5 mezzi di quelle di ABC.
Trova perimetro e area di entrambi i triangoli. Il rapporto tra i perimetri è uguale a quello di similitudine e quello tra le aree? Bene, facciamo una cosa per volta. Intanto notiamo che, e questo lo vedete anche dal disegno che ho fatto, il secondo triangolo A1B1C1 è più grande di ABC. Infatti ci dice che ha le misure che sono 5 mezzi. 5 mezzi è un rapporto di similitudine maggiore di 1, 5 mezzi corrisponde a 2,5, quindi sicuramente è un ingrandimento. Di questo terremo conto quando andremo a calcolare le misure dei lati che ci mancano. Allora, vediamo un po'. Del primo sappiamo entrambi i catetti. Allora, direi che AB, e lo scrivo qua, AB uguale 6 centimetri. E cos'è? AC invece uguale 8 centimetri. Allora, ho messo parentesi invece che 8. Ok, facciamo che questa la spostiamo. Facciamo incorniciato così, eccolo qua, così riusciamo a scrivere con più chiarezza. Allora, AB lo conosciamo, AC lo conosciamo, basta. Non conosciamo l'ipotenusa, però ce la possiamo tranquillamente trovare mediante il teorema di Pitagora. Allora faccio inserisci l'equazione perché devo scrivere le radici, quindi BC uguale, devo fare radice di radice, eccola qua, AB alla seconda, faccio così, seconda più AC alla seconda, alla seconda, uguale. Adesso facciamo i calcoli che sono presto fatti, dato che AB è 6 e AC è 8, devo fare radice di 36 più 64, oppure uso le terme pitagoriche. Alla fine di tutto il calcolo, potete verificarlo se avete voglia, vengono fuori 10 centimetri. Quindi adesso conosco anche la misura di BC. Per il secondo triangolo al momento non ho nessun lato, però ho questo che è il rapporto di similitudine. Posso procedere in due modi, li userò entrambi. Faccio per trovare A1B1, uso il primo modo che è quello con il rapporto. Mi apro di nuovo equazione, eccolo qua, e scrivo che A1B1 è uguale a, parto da AB. E che cosa devo fare? Dato che il rapporto è 5 mezzi, dovrò fare diviso 2 per 5. Il per lo prendo qua, eccolo qua, per 5 uguale. Adesso ci facciamo il conto. AB vale 6 centimetri, 6 diviso 2 è 3, 3 per 5 è 15. E ho usato il rapporto di similitudine. Quindi ho usato il primo modo. Avrei potuto anche fare, che ne so, per esempio 6 centimetri per 5 mezzi. Sarebbe stata la stessa cosa, alla fine avrei fatto anche gli stessi calcoli. L'altro modo è quello di fare una proporzione e lo userò magari per trovare A1C1. Quindi vado a capo, inserisco di nuovo l'equazione e scrivo. Allora, A1C1 sta ad AC come, e qua utilizzo i due, il numeratore e il denominatore della frazione, stando attenta a metterli nell'ordine giusto. Visto che qua ho messo prima A1C1 che è il lato ingrandito, metterò prima il 5. Ora, restiamo sempre, facciamo la proporzione. Allora, A1C1 io non lo conosco, quindi scrivo x sta, invece AC lo conosco, è 8 centimetri, come
5 sta a 2. E quindi faccio i calcoli, trovo x, mi ricordo che x è 1 C1. Facendo prodotto dei medi, quindi 8 per 5 diviso 2, quindi 8 centimetri per 5 per è questo fratto 2 uguale 8 per 5 è 40 diviso 2 20 centimetri e ho trovato anche il secondo cateto. Per trovare l'ipotenusa posso procedere in due maniere diverse. Intendo l'ipotenusa B1 C1 perché BC l'ho già trovato. Potrei fare 10 centimetri e fare la proporzione oppure usare il rapporto. Oppure, dato che ho trovato A1B1 e A1C1, uso il teorema di Pitagora e ottengo il risultato corretto. Allora facciamo quest'ultimo modo. E quindi un'altra equazione B1 C1 uguale, devo fare radice di e devo fare i quadrati dei due cateti, quindi A1 B1 alla seconda più e l'altro è 1 C1 A 1 C 1 sempre alla seconda. Ok, qui vediamo i valori sono, li avevo trovati qua, eccoli qua. 1B1 è 15 centimetri, mentre A1C1 è 20 e anche qua facendo i calcoli viene fuori usando le terne pitagoriche che è uguale a 25 centimetri. Se avete voglia potete rifare i calcoli per controllarli. Qua mi accorgo che ho prolungato la radice che non lo dovevo fare. Vediamo se riesco a modificarla. Semplicemente dovevo uscire dalla radice. Vediamo. Sì, ok, così è giusto. Bene, adesso cosa chiede? Di trovare i perimetri e il perimetro e l'area di entrambi i triangoli. Beh, è abbastanza semplice. Allora, il primo triangolo ha i lati 6, 8 e 10 centimetri, quindi il suo perimetro, mi basta sommarli e scriverò 2P uguale 6 più 8 fa 14 più 10, 24 centimetri. Invece l'altro triangolo, chiamiamolo così, 2P'. Uguale, i lati sono allora 15, 20 e 25, quindi li sommerò. 15 più 20 fa 35, più 25 fa 60 centimetri. Ora posso anche trovare le due aree nello stesso modo e quindi inserisci l'equazione. Allora l'area del primo la trovo facendo i due catetti li moltiplico e divido per 2, base per altezza diviso 2, quindi 6 per 8, 48 diviso 2, 24 centimetri quadrati. E l'area del secondo invece la chiamo A1, uguale, i due catetti sono 20 e 15, perciò farò 20 per 15 diviso 2. E quindi mi viene 20 per 15 fa 300 diviso 2, 150 centimetri quadrati. Ok, e questi sono i risultati. Adesso però mi facevo una domanda. Il rapporto tra i perimetri è uguale a quello di similitudine? Qua potrei rispondere anche senza fare calcoli, perché in effetti i lati sono uno, i 5 mezzi dell'altro, tutti e tre. E quindi è logico che anche i perimetri abbiano lo stesso rapporto. Però se proprio vogliamo, proviamo a fare il rapporto tra 60 e 24, che sono i due perimetri, e semplificando vedrete che viene per forza 5 mezzi. Però
Però se proviamo a fare il rapporto tra 150 e 24, se avete voglia, fate il calcolo, ci accorgiamo che non viene 5 mezzi, ma viene 25 quarti. Quindi il rapporto tra di similitudine, che possiamo indicare anche semplicemente con K, è 5 mezzi sempre. Quindi posso scrivere K uguale 5 mezzi e basta. Ma quello tra le aree che chiameremo chiamiamolo KA per intenderci. A sta per area. Ah, ok, mi lascia dentro la stessa equazione, meglio. K aree, questo è uguale a 25 quarti. Se notate, 25 quarti è esattamente 5 mezzi elevato alla seconda. Quindi concludo che il rapporto di similitudine è uguale per i lati, tutti i lati, e anche per i perimetri. Se si trattasse di un quadrilatero, sarebbe uguale anche per le diagonali. Triangolo no, perché il triangolo non ha diagonali, però resta comunque sempre lo stesso rapporto. Invece il rapporto tra le aree è il quadrato del rapporto di similitudine. Ok, adesso proviamo con un altro problema. È simile al precedente, ma con delle leggere differenze. Allora, qua ad esempio abbiamo un triangolo rettangolo ABC che ha i cateti di 48 cm e 90 cm. Quindi parte anche qua dandoci le misure dei lati dei cateti del primo triangolo. Un secondo triangolo, 1B1C1, simile al primo, ha il cateto minore di 32 cm. Come vedete anche dal disegno, il secondo è più piccolo stavolta del primo. Lo capiamo dalle misure. Il primo ha i cateti 48 e 90 e l'altro ha il cateto minore, che quindi corrisponde a questo, 48, di 32, perciò è sicuramente più piccolo. Come prima cosa ci chiede di trovare il rapporto di similitudine. Allora aspettate che imposto l'immagine in modo da poterci scrivere intorno. Non voglio testo, eccolo qua, incorniciato. Bene, allora cominciamo a calcolare questo valore di K. Uso sempre le equazioni così mi viene più simile al modo in cui scriviamo normalmente. Beh, qua è abbastanza facile. Per calcolare il rapporto devo avere una coppia di lati corrispondenti. Ad esempio, io qua conosco del primo triangolo entrambi i catetti, del secondo solo il minore. Quindi l'unica coppia possibile è quella tra il cateto minore del primo, AB, e il cateto minore del secondo, che è A1B1, che sono rispettivamente 48 e 32. Ok, facciamo il calcolo. Il rapporto tra 48 e 32 è, semplificando la frazione, 3 mezzi. Quindi, ok. Oh, io qua ho calcolato il rapporto mettendo prima AB e dopo 1B1, per questo mi è venuto 3 mezzi. Se io avessi messo prima 1B1 e poi AB, avrei avuto 2 terzi. È giusto, come giusto sono giuste entrambe. L'importante è sapere che cosa intendo per 3 mezzi. Scrivendolo così è che il primo è 3 mezzi del secondo, ma se volessi dire il secondo, dovrei dire il secondo è 2/3 del primo. In questo caso invertirei il rapporto. Per non sbagliare, l'importante è quando si scrive la proporzione oppure il rapporto a seconda del metodo scelto, rispettare bene l'ordine. Allora, come prima risposta può andare bene già così, questa, a patto di scrivere questa parte qua della formula. Aspettate che la ingrandisco un attimo. Qua. Ok, così si vede meglio. Se voi non scrivete questa parte qua, non si capisce se questo rapporto è inteso
tra primo e secondo o tra secondo e primo, così è chiaro. Adesso vuole il perimetro e l'area del secondo, non di questo, ma di questo. Ora, di A1, B1, C1 io conosco un lato solo, è troppo poco per rispondere alla domanda. Allora, adesso utilizzando le proporzioni mi trovo gli altri lati del secondo triangolo. Allora, dato che qua ho già calcolato il rapporto, per scrivere la proporzione utilizzo il rapporto. Allora, dei lati che non conosco, per esempio, c'è A1, C1. Allora, scrivo la proporzione. Ah, perché sono dentro qua. Ok, no, esco. Inserisci equazione. Ecco qua. Allora, scrivo A1, C1. Sta ad AC. Come? E qua attenzione, metto prima 2 e dopo 3 o viceversa. Qua ho messo prima 1 C1, che è quello più piccolo, quindi metto prima 2 e dopo 3. Scusate. E avrei potuto anche usare un altro sistema, invece che questa proporzione, avrei potuto inserirne una diversa, ma che alla fine mi avrebbe portato allo stesso risultato. Ve la scrivo comunque qua. Avrei potuto mettere A1 C1 sta AC, come invece che mettere 2 sta 3, avrei potuto mettere un'altra coppia di lati che però conosco, e in questo caso l'unica possibilità è 1B1 sta da B. Allora, che io usi questa o che usi questa non cambia assolutamente niente. Facciamo questa visto che delle due è sicuramente la più semplice. Anche adesso ci siamo. Qui qualcuno potrebbe dire: ma hai due incognite? No, non ho due incognite perché io AC lo conosco, è il cateto maggiore, 90 centimetri. Quindi torno. Allora. A1 C1 non lo conosco, è quello che devo trovare, quindi utilizzo X. Sta ad AC. AC sì che lo conosco, è il cateto maggiore, è 90 centimetri. E poi proseguo come 2 sta a 3. 2 sta a 3. E adesso posso risolvere questa proporzione. Faccio di nuovo inserisci. Vedete, è un po' noioso scrivere matematica con il computer. Allora, x uguale, devo fare 90 per 2 diviso 3. Vado a prendermelo qua. 2 diviso 3. Ho messo la parentesi perché così mi viene nel modo solito in cui siete abituati. Faccio il calcolo, 90 per 2 diviso 3 fa 60. Quindi adesso conosco il cateto maggiore anche di questo, che è 60 centimetri. E a questo punto, con il classico teorema di Pitagora, mi trovo B1, C1. B1, che è l'ipotenusa, uguale, devo fare radice. I due catetti, quindi A1, B1 alla seconda più A1, C1 anche lui alla seconda. Ok, allora A1, B1 è l'abbiamo trovato, è 32 centimetri, era quello che conoscevo già. Mentre, e quindi faccio uguale radice di, devo uscire, fare un'altra radice. Abbiamo detto 32 alla seconda più, l'altro cateto l'ho trovato adesso, è 60 alla seconda uguale, no, scusate,
uguale, facciamo il calcolo. E viene 68 centimetri. No, scusate, devo uscire dalla radice. Ecco qua. Adesso abbiamo trovato il terzo lato, quindi riassumendo, i tre lati di questo sono 32, 60 e 68. E chiede di trovare il perimetro e l'area, quindi il perimetro. Facciamo un'altra equazione. Qua devo fare semplicemente la somma, quindi 32 più 60 più 68 uguale. Allora facciamo 32 più 68 che fa 100 e quindi 160 centimetri. Poi facciamo l'area. Area uguale. E qua farò di nuovo, uso i cateti come base d'altezza, quindi 32 per 60 diviso 2, me lo scrivo così. E uguale. Allora, semplifichiamo, 32 per 30 che fa 900. 60 centimetri quadrati. Ecco, e anche questo problema è fatto. Ve l'ho presentato questo secondo problema perché ho voluto affrontare il caso in cui il testo non ci dava il rapporto di similitudine, però ce lo siamo trovato noi, semplicemente facendo il rapporto tra le misure di due lati che conoscevamo in entrambi i triangoli. In questo caso era il cateto minore che conoscevamo in entrambi i triangoli. È ovvio che per essere risolvibile il problema ci deve dare o già il rapporto di similitudine oppure ci deve dare almeno un lato del secondo triangolo, altrimenti non è risolvibile. E con questo per oggi ho finito e vi saluto di nuovo. Ciao ragazzi!